Bello, si apre, c'è dentro sto tocco di plastica nera, lucida, che mi fa schifo, con un marchio vomitoso. Buongiorno signori e bentornati in questo nuovo glorioso unboxing. Come al solito ci sono più pacchi e dignità. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel mi piace qui sotto, iscrivetevi al canale, ma soprattutto seguite Salotto Tech su Telegram. Lì ci sono offerte, errori di prezzo, sconti, buoni Amazon in omaggio. Vi linko tutto qui sotto in descrizione. Il Tech Sommelier è lì per voi. Coltellino d'unboxing, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Visto che me lo chiedete ogni volta, questo bellissimo coltello d'unboxing non è più in vendita, maledizione. Era disponibile sul sito di GrowMade, magari lo rimetteranno in vendita, ve lo linko comunque qui sotto in descrizione. Iniziamo alla grande con un pacchettino che proviene dall'estero, ossia dall'Olanda. Ah, cara vecchia Mujo, non ho neanche mai capito se questa è la vera pronuncia di questo brand. Stiamo parlando di qualcosa che mi porto dietro veramente dagli arbori del canale. Sono ancora in contatto con loro, ogni tanto mi mandano qualche nuova uscita, quindi io sono anche abbastanza felice di farvele vedere. Questo qui altro non è che un bellissimo case completamente realizzato in pelle, in concorrenza con quelli che sono i normali case, diciamo venduti da Apple, e si distingue per grande qualità della pelle, colori ovviamente diversi da quelli della dotazione ufficiale, ma soprattutto con degli inserti raffinati. Pacchettino anch'esso proveniente dall'estero, se non ricordo male, addirittura dalla Svezia, cari miei. Qui dentro dovrebbe esserci una cosa un po' diversa dal solito, sia per design che soprattutto per utilità. Ecco qui. Innanzitutto packaging molto ecosostenibile, molto particolare, lo vedete. Signori, che cos'è questa? Cos'è questa saponetta bianca? Qualcosa di molto affascinante. Un charger da muro, super compatto, super portatile, USB di tipo C con il tessuto da questa parte, ma... soprattutto super veloce. Possiamo con questo in teoria caricare sia i nostri smartphone alla massima velocità possibile, ovviamente compatto da viaggio, comodo da portare in giro, sia eventualmente i nostri portatili. Veramente carino, complimenti Voluz, vedo che puntate soprattutto alla qualità estetica dei vostri prodotti. Pacchettone proveniente dall'Italia. Oh, signori, direttamente da Logitech, me l'ero completamente dimenticato, che figata di scatola. Dovrebbe esserci una bellissima sorpresina per noi. MX è la famosa e la celebre serie di Logitech. Vediamo all'interno che cosa si cela all'interno di questa scatolona. E la miseria. Allora abbiamo innanzitutto una descrizione di quelli che sono i principali prodotti di Logitech dal punto di vista delle periferiche. Ma cappero, signori miei, l'MX Master 3 for Mac, veramente figo. Qui c'è un po' di storia. Addirittura due dei fondatori di Logitech sono italiani, fondata nell'81, insomma si battono veramente dagli arbori dell'informatica per portare le migliori periferiche possibili sul mercato. Per quale ragione? Beh, innanzitutto per la sua ergonomia spaziale, perché vi permette insomma di tenere la mano leggermente aperta e quindi di non farvi venire dei brutti crampi, delle brutte contratture alla mano, ma soprattutto per la enorme quantità di... Oh, sentite qua? La rotellina del mouse può essere parziale, la rotazione, nel senso che ha tutti i piccoli scattini, ma se la lanciate e volete andare giù fino in fondo alla pagina, potete lanciarla appunto con questa specie di impulso. Che figata! Signori, una borraccia nera opaca che va perfettamente in pendant con il nostro amico mouse, ma soprattutto con il mio bellissimo coltellino. Vedete, nel cappuccio abbiamo la possibilità di leggere, poi una volta che è caricato, in questo caso credo che non lo sia, la temperatura interna e l'ora e una serie di altre informazioni. Molto carina, complimenti Logitech che dai sempre un occhio attento al design. Pacchettone gigantone. Wow, dettaglio interessante, è addirittura stato controllato ai raggi X. Wow, che imballaggio pro! Oh sì sì! Ah, quello che aspettavo da un bel po' di tempo. Signori, questo pacchettino me lo manda direttamente Mad Store, Apple Premium Reseller. Vi linko ovviamente tutti i loro riferimenti qui sotto in descrizione, si occupano, come potete immaginare, di reperire i migliori prodotti sul mercato dal punto di vista del design, sempre ovviamente super compatibili con tutto l'ecosistema Apple, e questa tastiera non fa eccezione per nessuna delle due caratteristiche. Innanzitutto la vedete, si chiama
Tunit ed è inserita all'interno di una loro campagna che si sta occupando di rendere più smart la vita delle persone dal punto di vista sia della vita privata, cioè nel, diciamo, nella propria quotidianità, sia dal punto di vista dello smart working. Di questi tempi molte persone lavorano da casa. La vedete completamente realizzata in alluminio con questi tasti neri, si abbina perfettamente al mio bellissimo iMac, infatti penso proprio che la metterò subito alla prova. Abbiamo una USB di tipo C per la ricarica, fondamentale ovviamente per evitare di dover impazzire con le batterie o cose strane, abbiamo il piccolo switch di accensione, ma soprattutto vedete abbiamo la possibilità di connetterla contemporaneamente a tre dispositivi differenti tramite questo apposito tasto F6. Questo vuol dire che possiamo usarla sul nostro iPad, sul nostro iPhone e poi anche per esempio sul nostro computer fisso, sul nostro iMac. Veramente veramente interessante. Cavetto ovviamente ben rifinito, USB di tipo C e USB di tipo A. Devo dire che è proprio un bel prodottino, credo che sostituirà la mia tastiera principale per il fatto che è molto più appagante dal punto di vista estetico e dura fino a 80 ore la batteria. Grazie Mad Store, link qui sotto in descrizione. Ah, signori, questo viene direttamente da Amazon. Ok, questi mi ero dimenticato di averli ordinati, li ho presi io per fare un video di accessori economici, ma non lo so, alla fine ogni volta che tiro fuori video di accessori economici ci rimango male perché mi fanno schifo. Questo è un aspirabriciole. È un aspirabriciole da tastiera. Non lo so. Vediamo. Sì, funziona. Beh, direi che possiamo anche andare oltre. Abbiamo uno scaldatazza USB, le solite schifezze orripilanti che si trovano su Amazon. In questo caso è uno scaldatazza un po' più bello degli altri. Non lo so, non so neanche se espormi in questa direzione. Direi che lo è, nel senso che abbiamo il vetro, andiamo a spaccarlo direttamente. Ma andiamo al protagonista di questo pacchettino, questo bellissimo hub USB di tipo C. Opla, zac. Non volevamo vedere quello. Ma cos'è? Oh, là. Compatto, leggero, super performante, con HDMI da un lato, USB di tipo C per la ricarica, doppio USB di tipo A, power delivery, abbiamo la micro SD, insomma, anche la big SD che serve insomma per utilizzarlo con il nostro iPad o con il nostro MacBook nel caso non sia dotato di queste porte. Proseguiamo con qualcosa che spero sia leggermente migliore. Oh sì, signori, questo lo è, Bissell's Monitor. Sembra molto più interessante del dovuto. Vediamo, eh. Ah, ok, l'idea di questo oggetto, che adesso andiamo a visionare nel dettaglio, è di fare da monitor esterno per un portatile, in modo da avere una postazione un pochino più ricca quando si è in mobilità. Ora, io non so quanto a voi possa interessare girare con uno strafanto che occupa spazio, peso, batteria, casini. Però effettivamente se siete abituati a lavorare con dei monitor, oh mio Dio quanto odio la fibra di carbonio sul retro dei dispositivi. Però forse questo lo rende... Oh mio Dio, no, 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 ragazzi, qua non ci siamo. Non ci siamo dal punto di vista estetico, però se fosse stato fatto grigio o in pelle sarebbe stato sicuramente molto più figo. Il monitor non è male, sottile... ok. È magnetico e il monitor è effettivamente soltanto questo pezzo qua. Bello, leggero, sottile. Wow. Abbiamo la possibilità di utilizzare le porte USB di tipo C per caricare o immettere, diciamo, dei dispositivi. Abbiamo l'HDMI, abbiamo l'accensione e la luminosità. Beh, vediamo se... Però immaginatevi che lui possa essere utilizzato tramite lo stand in cui lui sta in questa posizione. Possiamo trasferire le varie cose con un monitor da questa parte, il MacBook da questa. Insomma, l'idea non è male. Poi non so se io personalmente utilizzerei una cosa del genere. Proseguiamo. Ok ragazzi, questa mi ero completamente dimenticato della sua esistenza, ma questa io la conosco, io l'ho già vista. Questa qui l'ha mostrata NKBHD in un suo video in America. Ma questa cosa, direte voi, è questa. Non lo so ragazzi, non lo so. Oh! Ok. Connessione veloce fatta, in realtà questo non me l'aspettavo. Come faccio a spiegarvi cosa... Ah, ma me l'hanno personalizzata, signori. C'è anche la scritta 8 Klima sul fianco, proprio... Allora, cosa posso dirvi? Credo che sia un oggetto curioso, interessante. Ok, quello che voglio dire è che penso che sia un regalo divertente. Immaginatevi la situazione in cui ne avete più di uno, magari due, G,
giganti. E ascoltate la musica in stereo senza infilarvi nelle orecchie, oppure avete un gigantesco troll per casa e potete pensare di prestargli una di queste piccole meraviglie. Se non ricordo male, i ragazzi che hanno messo, diciamo, in vendita in Italia questo oggetto fanno anche la versione per le Pro. Se non sbaglio c'è anche un codice sconto. Non lo so, Rick, non lo so. Pacchettone cinesone, lo possiamo riconoscere dal fatto che è completamente wrappato di questa plastica gialla, ma per fortuna. Intelligent Monitor Stand with Hub. Ma va, ci hanno messo i LED, ma che tamarri. Allora, dunque, signori, di cosa stiamo parlando? È un oggetto, l'HanQ è il produttore di questo coso di metallo. Voi qui sopra ci potete mettere il vostro iMac, nello specifico. Qui sul fianco, vedete, c'è una base di ricarica. Non capisco cosa servono i centimetri posizionati. Cioè, vedete, ci sono delle indicazioni di centimetraggio che non capisco. Potete mettere il vostro telefono e metterlo in carica. Un tasto qui che non... o comunque un sensore che non so cosa serva, ma... perché anche un hub, vedete, sul fianco ci sono delle porte USB di tipo A e di tipo C che dovrebbero permettere di connetterci al nostro dispositivo. Fingerprint port servirebbe a far cosa? Ok, adesso ho capito, ci sono le barre. Ah, vedete? Adesso io l'ho messo su da cani, qui sotto uscirebbe la luce LED. Non lo so, non lo so. Boh, se volete valutare una cosa del genere... Direi che continuiamo sulla stessa falsa riga. Ma cos'è? Ma cos'è? Sembrano quelle robe che ti portano in ospedale per tenere i pasti sul letto. Io non lo so, ma come fa uno a mettersi una roba così sulle ginocchia? Non riesco a capirlo, ragazzi. Guardate qua che roba. Ma perché? Perché dovrei usare sto roba? Forse serve... E questi? Ok, sì, può essere angolato e orientato. Vedete, si può alzare. Vabbè, non lo so, ragazzi, non lo so. Non lo so, non so perché accetto che mi mandino queste robe. Forse non leggo le mail a questo punto, non riesco a capire. Se lo volete, magari a qualcuno può essere utile, tipo, non so, sul divano per lavorare col computer. Però, ragazzi, è brutto. Come fate a portarvi a casa una roba così? Non lo so, vabbè. Linkato qui sotto in descrizione. Ma basta. Ragazzi, io chiudo qua l'unboxing. Non può essere che ci sia sta roba che mi... Cioè, allora... Scusatemi, scusa, questo unboxing sono arrabbiato. Non so cosa dirvi, sono arrabbiato per la maggior parte dei casi. Delle cuffie, Bluetooth, fake AirPods, ma chi se ne frega, ma state scherzando? Ma perché? Bello, si apre, c'è dentro sto tocco di plastica nera, lucida, che mi fa schifo, con un marchio vomitoso, Qumi, che voglio dire, Apple ha tolto il brand dalle sue cuffie, da tutti i packaging, eccetera, per evitare di fare schifo, e loro che sono Qumi... Qumi lo mettono. Mettono il brand, capito? Ma perché? Wow, Bluetooth, true. Ma chi le compra più queste cuffie? Anche perché costeranno 50 euro, capito? Non ha senso, ragazzi. State distante da sta roba. Evitate, per favore, di mettere nel mondo questo schifo, questo porcile. Signori, detto questo, il video è stato un po' più rabbioso del solito, un po' più critico del solito, non lo so, mi sarò svegliato male, ma ragazzi, avete visto che alcune robe che mi mandano veramente sono imbarazzanti. Io ve le porto lo stesso perché molte volte non so cosa ci sia nei pacchi, spero che vi diverta lo stesso vedermi parlare di questi prodotti. In ogni caso, lasciate un bel mi piace qui sotto, ricordatevi di dare un'occhiata al mio canale Instagram, chiocciolotto.clima. Noi però ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video.